ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, intanto vi chiedo scusa se vedete il piedino del mio cavalletto, ma oggi non riuscivo a sistemarlo. E niente, allora eccoci qua di nuovo con una nuova ricetta. Però prima di iniziare volevo salutare la mia amica Mary Shimmer. Mary, quando vedrai questo video, questi saluti sono tutti per te e ovviamente vi lascerò anche qua sotto il nome esatto del suo canale. Sappi una cosa, Mary, non ho bisogno di sponsorizzazione e di nulla, ma me lo sentivo con il cuore di farla questa cosa e mi raccomando, io vi invito veramente a passare perché è una ragazza intanto dolcissima, bellissima e insomma anche lei fa argomenti di make up e insomma passo passo vi fa vedere come insomma ci si deve truccare con le sue fantastiche palette. Quindi Mary, veramente non sentirti in obbligo, l'ho fatto col cuore perché veramente sentivo la necessità, sei veramente una persona fantastica e sono contenta di averti conosciuta qui su YouTube e non pensavo, perché veramente sto conoscendo tantissime persone veramente veramente carine. Ovviamente poi anche in altri video parlerò anche di altre, ma oggi lo voglio dedicare a te, quindi Mary, tantissimi baci e dai, e mi raccomando, passate tutti quanti nel suo canale perché veramente merita, è una dolcissima ragazza. Allora, ecco qua, fatto questo piccolo, diciamo, questa piccola premessa, ho dovuto un attimo stoppare perché avevo paura che il mio telefono si staccasse. Allora, detto ciò, oggi che cosa andiamo a preparare? Allora, facciamo un dolce tipico romano. Io sono di Roma, nata a Roma, esattamente quasi 31 anni fa, perché il 1° aprile sarà il mio compleanno. E niente, quindi oggi vi propongo questo nuovo piatto che si chiamano le zoccolette alla romana. Allora, si possono fare sia fritte che al forno, però ovviamente io vi posso, da romana, darvi il consiglio che sono molto meglio ovviamente fritte. Queste si trovano ovviamente in qualunque pasticceria voi andate a Roma, perché diciamo deriva anche da una famosa via delle zoccolette che sta al centro, però non vi sto a raccontare tutta quanta la storia. Allora, tutto ciò che vi occorre sono 300 g di farina, dove noi adesso andremo a fare un pochino, dove poi andremo a sciogliere ovviamente il nostro lievito di birra, quello fresco, metà cubetto lo prendiamo, e poi un pizzico di zucchero, eccolo qua, ci mettiamo un pizzichino. Allora, tutto ciò che dobbiamo fare è praticamente sciogliere il lievito di birra con più o meno circa, questi saranno 200 ml d'acqua, comunque regolatevi con un bicchiere di questa grandezza, lo facciamo sciogliere. E una volta che lo sciogliamo con l'acqua tiepida, mi raccomando, e facciamo il nostro impasto e lo facciamo ovviamente, come si dice, oggi non ho le parole, scusatemi, e lo facciamo ovviamente gonfiare l'impasto, quindi lievitare, abbiate pietà, e per circa un'ora abbondante, io direi anche un'ora e mezza, due, insomma. E niente, ci vediamo con gli step successivi.